Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del Regno di Dio. C'erano con Lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Com'è bella la veste della Chiesa nella fedeltà al Vangelo, nell'annuncio della salvezza e nella pratica dei sacramenti. Sono le basi della Chiesa nel tempo, della Chiesa sulla terra. Poi c'è la Chiesa glorificata, gloriosa, che è nel cielo e contempla già il volto di Dio. Allora, tutti i chiamati arriveranno alla gloria del Signore e Gesù, nella preghiera che fa prima di essere catturato nel Getsemani, dice: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. I misteri non sono comprensibili alla mente umana. Parliamo Immacolata Concezione, noi sappiamo che cosa è, ma tutto l'iter, non storico, ma sovrastorico, eterno, del progetto di Dio, perché così poteva nascere in un altro modo Gesù, no? E invece no. Il Signore Dio ha disposto in questo modo. Ecco il mistero. Noi sappiamo, e questo basta, perché se potessimo concepire fin dalla radice ogni progetto di Dio, ogni mistero di Dio, beh, allora saremmo tutti come Lui. Invece noi dobbiamo godere della verità, dell'amore e dell'essenza della carità che è in Dio. E dobbiamo partecipare, siamo stati creati per partecipare, godendo noi diamo gloria. Lui ci dà il godimento e quel godimento in noi è ciò che costituisce la sua gloria fuori di Lui, perché Dio la gloria ce l'aveva anche prima di creare gli angeli, prima di creare gli uomini, è perfetto in se stesso. Ed ecco ancora il mistero che noi non riusciamo a spiegare e non lo possiamo spiegare. Diceva Sant'Agostino: mistero spiegato, mistero negato. L'hai bistrattato, l'hai ridotto. Allora, questa Chiesa di Dio ha un volto splendente, lavato anche dal sangue dei martiri. Oggi celebriamo la festa di due santi martiri, un papa e un vescovo. Cornelio, che morì ad Ostia, e dopo pochi anni di pontificato, però riuscì a fare molte cose belle per la Chiesa, per l'unità della Chiesa. E poi San Cipriano,
vescovo di Cartagine, che morì a Cartagine nel 245, e lui si adoperò per la unità della Chiesa, che già era un po' divisa. Pensate, da un lato la persecuzione romana che uccideva i cristiani, all'interno c'erano delle, noi diciamo, le gocce, certe teste storte che non facevano, non volevano, non capivano la bellezza della Chiesa unita come Gesù l'ha voluta. Gesù ha voluto una Chiesa, non due, dieci, tredici, come poi successivamente nei secoli è capitato. Ma ognuno che si rifila un pezzetto crea un'eresia, uno scisma. Lutero era un sacerdote, che ha fatto? Si è messo contro l'unità della Chiesa, contro il Papa, contro i Vescovi, e ha creato questo scisma terribile che ha portato via quasi metà Europa. Allora, i santi martiri abbelliscono il volto della comunità, il nostro volto cristiano, con la loro santità, con la loro fedeltà e con il loro martirio. Dice San Paolo ai cristiani di Corinto: ho sentito dire che voi negate la risurrezione, dite che Gesù non è risorto, e allora io che sto predicando? Dice: tutta la nostra fede poggia su questa verità, che noi risorgeremo. Allora, chi concepisce la Chiesa come una Chiesa di corpi, di uomini, allora perseguita la Chiesa, perché dice: ma che vi date il nome di fedeli, il nome di salvati, il nome di santi, voi che siete peggiori degli altri? E dividono e distruggono. Ma San Paolo ripete che noi siamo risorti dopo il primo risorto, che è Gesù, nella grazia adesso. Poi il Signore ci darà la sua presenza che consola per tutta l'eternità. Provate a immaginare una vita qui tranquilla, pacifica, senza demonio che tenta, senza gente che uccide, che ruba, che fa le leggi ingiuste, assurde. Insomma, è una bella Babilonia questa società. Ecco, prendete la luce del risorto, che è Gesù, e la luce della risurrezione, in cui entreremo tutti. Questo è il canto, il Magnificat della Chiesa. Noi ringraziamo la Madonna che per prima ci ha fatto sentire come si loda a Dio: l'anima mia magnifica il Signore che ha fatto tutto questo, e il mio spirito esulta in Dio. Perché? Perché lo Spirito Santo che scende in noi ogni volta che preghiamo, facciamo un'opera buona, ci prepara ad esultare con Lei, come Lei, nel cielo. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci. Madonna del Calvario, Gesù, la mamma tua, sorretta dalle amiche, cammina dietro a te. L'orecchio e il cuore tende per bere il tuo respiro. Avanza in silenzio. Trattiene ogni lamento, ma nulla può fermare le lacrime di pianto. Davanti agli occhi suoi, lei vede già il Calvario e l'orda scatenata. Sta già contando i passi e gli attimi che restano, e poi sarà la fine. Chi ti darà la forza? Chi le darà la forza? Lei vuol morir con te. L'unisce a te l'amore, la lega a te il dolore. Lei prega insieme a te. Hai detto il tuo fiat, l'ha detto anche lei. Di lei che ne sarà? Lei forse non lo sa, a questo hai già pensato, glielo dirai lassù. Le grida
grida ed il frastuono ormai non ode più. Lei vive solo dentro. Madonna del Calvario, accetta la tua croce. È questo il tuo morire. Ai piedi di Gesù saprai il testamento.